Al pranzo della domenica c'erano tutti. Mio papà, mia mamma, mia nonna Lina, ovviamente, mia sorella Tiziana e il Lele, suo futuro marito. L'argomento principale di questi mesi, fortunatamente, è il loro matrimonio. Dico fortunatamente perché altrimenti il tema di tutti gli argomenti in casa sarebbero: Matteo, non puoi vivere in questo modo. Questa è l'espressione che mia madre usa da quando io ho deciso di vendere tutta la mia roba. Durante il pranzo, quindi, fortunatamente, si è parlato d'altro. Si è parlato delle nozze, del menù, si è parlato dei confetti, del battello che porterà gli invitati sull'isola del Lago Maggiore, dove si svolgerà la cerimonia. E poi a un certo punto mia nonna mi ha guardato e mi ha detto: «E tu?» Io ho detto che stavo bene, che non possedere niente era un'esperienza che tutti avrebbero dovuto provare, almeno una volta nella vita. E poi ho raccontato che avevo deciso che avrei detto sempre e solo la verità. Quando la sera sono uscito di casa mi sentivo un po' come quando da ragazzo si esce dall'atrio della scuola, a metà giugno, dopo che si sono controllati i tabelloni dei risultati. Sono salito in macchina e sono uscito da Romentino venendo verso Milano. Se io dovessi disegnare su una mappa tutti i percorsi della mia vita, tutte le linee che tracciano quella mappa alla fine finirebbero sempre lì, in quel paese di 5.000 abitanti, in provincia di Novara, in mezzo alle risaie e al Gran Turco, dove sembra che niente, niente possa mai accadere. Dove da bambino tutto il paese appare come un enorme cortile e la notte ti addormenti sentendo in lontananza le auto che scorrono sull'autostrada. Was this all a mistake? Was this all a lie? Just a massive undertaking to pacify. Was this given to me? Or did I take it away? Did I ever even choose to live this way? And how do I know what's the bottom line? And when the truth can be sometimes so hard to find, can I justify all the words that I say? Would I want to if I could? Could I do it if I would? And this is more than a stance. This is more than me opinionating. Oh, this is more than chance. This is more than a passing feeling that I've had. And even though I can't know for sure, oh, there's something that's burning deep inside that I'm not ready to ignore. E adesso fate un altro sforzo. Immaginate di avere 16 anni. Immaginate di avere 16 anni e di essere la ragazza più bella del vostro paese. Immaginate di fare il liceo classico e di studiare danza. Un giorno incontrate due ragazzi. Hanno la stessa età e girano in moto. Uno è sfrontato e diretto, l'altro invece è più silenzioso, è un po' più attento. Vi fanno la corte, ciascuno a modo suo, ovviamente. Voi siete felici, siete anche un po' frastornate, però non vi sapete decidere. Aspettate che qualcosa decida per voi. Poi un giorno, tornandosene a casa, quello strafottente ha un incidente, in moto, e si rompe una gamba. Ecco, qualcosa è successo. Iniziate ad andare a trovarlo in ospedale, e da un giorno all'altro vi accorgete che vi siete fidanzate. Quell'altro intanto sparisce, quello silenzioso, dico. La sua moto non si vede più. Un giorno però vi accorgete che quel ragazzo, quello più attento, quello un pochettino più silenzioso, vi manca. E allora cominciate a cercarlo di nascosto. Ecco, immaginate di capire che non era il caso di aspettare che succedesse qualcosa, che dovevate essere voi a farlo succedere. Mollate quello con la gamba rotta e vi mettete con l'altro. Ecco, adesso avete 17 anni. E da qui in avanti gli anni cominciano a correre, che non gli sta più dietro. L'università nella grande città, le amiche che si perdono, quelle che si trovano, le vacanze in giro per il mondo, il lavoro che non arriva mai e quando arriva non finisce più. La prima crisi, la prima casa, i progetti troppo grandi per essere realizzati e quelli troppo belli per essere abbandonati. I giorni in cui ti sembra di avere il mondo in mano, quelli in cui invece pensi che non importi più niente.
e ogni giorno incroci un sacco di persone. Però l'unica che ti tiene a fianco è sempre quella, perché è bello avere una spalla coperta, quella a fianco a lui, a cui lui cammina sempre. E poi immaginate una sera di fare quattro calcoli e accorgervi che sono più gli anni passati insieme che quelli vissuti da sola. E vi rendete conto che forse è arrivato il momento di dare un significato a tutto. Ecco, immaginate di avere 37 anni, di essere innamorate e di essere mia sorella. Se siete riusciti ad immaginare tutto questo, sappiate che da ieri siete sposate. Matteo ha venduto tutto e ha iniziato a realizzare alcuni desideri della sua lista. Passata l'estate, prende una decisione che gli cambierà il modo di parlare con gli altri, di interagire con il mondo, di vivere, insomma, dire sempre e solo la verità. Non ha più nemmeno una casa e sta ospite a casa di Simona, una sua amica. Inizialmente la convivenza funziona, ma poi Simona inizia a dare segni di squilibrio, regalando a Matteo fraccate di maglioni di cashmere. Matteo decide che è arrivato il momento di cercarsi una casa nuova. Prende appuntamenti con diversi agenti immobiliari e con i loro cravattoni dal nodo spesso, finché trova una piccola casa e la prende in affitto. Quando ci entra il primo giorno, la casa è completamente vuota e Matteo ci si trova da solo con la sensazione di non essere più quello che era prima e non essere ancora quello che sarà poi. Io non ho capito moltissime cose nella mia vita, anzi ne ho capito un po' poche. Una di queste però è che spesso le cose che iniziano si confondono con quelle che finiscono, al punto che quasi non sai mai dove comincia una e dove finisce l'altra. Faccio un esempio, la spiaggia, no? Ad esempio, cos'è? È dove finisce la terra o dove inizia il mare? È banalissima questa cosa, no? Però quello che voglio dire è che noi non ci pensiamo quasi mai per il semplice fatto che ci stiamo dentro, che le stiamo vivendo quelle cose, quindi non ci facciamo caso. Però sarà che io mi trovo in una fase di passaggio, è una fase che in realtà dura da qualche mese, in cui devo tenere sempre molto a fuoco le cose che faccio, per evitare che perdano di significato. Che poi forse non c'è una delle due solamente e mai proprio tutte insieme, l'inizio e la fine. Forse c'è un momento di mezzo tra le cose. Tra tutte le cose che viviamo è un momento impercettibile che divide chi eravamo prima da chi saremo tra un attimo. In quel momento lì però noi siamo qualcosa di diverso, siamo qualcosa che sta a metà. Ecco, forse è in quell'attimo lì che noi dovremmo rimanere un pochettino di più, evitare di scappare via, di fare fughe in avanti o indietro. Restare in quella terra lì che non mi appartiene è come stare in un posto in cui non so chi sono, perché non lo sono ancora e perché non lo so più. Una volta ho letto un'intervista a Keith Jarrett, avete presente? Il pianista jazz. Quello che suona per ore senza uno spartito, senza un riferimento. Insomma, lui da oltre 30 anni fa musiche che ha in testa e che sono creazioni ogni volta originali, nel senso che non le scrive e non le può riprodurre, cioè non in quel modo lì in cui l'ha appena fatto. Insomma, fa musica jazz. Lui soffre di una malattia che si chiama sindrome da affaticamento cronico. È una cosa che probabilmente è causata dall'eccesso di concentrazione che lui mette tutte le volte durante i concerti dal vivo. E in questa intervista lui sostiene che l'affaticamento arrivi proprio da quei momenti lì, cioè da dei momenti che lui definisce momenti di passaggio. In sostanza, durante il concerto ci sono attimi in cui lui ha finito un tema musicale, ma sente che il pezzo ancora non è finito. E allora lui si trova proprio in quella terra lì, è una sorta di terra di nessuno, dove non sa ancora che cosa suonerà di lì a poco. E quando arriva in quel punto lui dice che non si mette a fare dei virtuosismi, non cerca delle grandi cose, fa una cosa molto semplice. Lui cerca una nota, una sola.